stati 171 i protagonisti della 51esima edizione del Trofeo La Gueglia, una gara iniziata con una datura piuttosto blanda e animata da una fuga a 4 portata da Robinson Chalapud della Colombia, Simone Petilli dell'Area Zero, Songeso Jim della MTN Cubeca e Christophe Laborie della Bretagne. Un tentativo che ha tenuto banco per tutta la fase centrale di gara e che è stato annullato dal grande lavoro degli uomini della Neri Sottogli Yellow Fluo. A quel punto, una volta che il gruppo dei migliori è tornato a ricompattarsi, l'azione decisiva è stata però quella del tedesco Patrick Sinkewitz. Il portacolori della Meridiana Kamen Team ha accelerato sulle rampe del Paravenna e sulla sua scia è rimasto solo José Serpa della Lampre Merida. Troppo forte il loro ritmo per il resto del gruppo e così questi due corridori si sono presentati sul rettifilo d'arrivo di La Gueglia, ma non c'è stata volata in questo finale al veleno. Vittoria dunque per José Serpa, secondo posto per Sinkewitz. Terzo, uno straordinario Andrea Pasqualon che ha confermato l'ottimo risultato di Donoratico. Tutta da seguire invece la polemica del dopocorsa innescata dalle parole di Patrick Sinkewitz. L'ultimo 30 km non mi date neanche un cambio, quindi io voglio vincere la gara, ma no così. E per una squadra pro tour, boh, pensate voi se va bene o no. Si può parlare di vittoria rubata? No, rubata, alla fine vinto, però il modo come vinto per una squadra così come la Lampre e Pro Tour, bah, niente. La tua condizione è ottima, adesso a Camaiore correranno solo Professional e World Tour. Correranno solo le squadre forte, quello che abbiamo visto oggi, Liquigas, Lampre, quelle squadre forte. Oggi invece la più forte era Patrick Sinkewitz. Devo dire qualcosa? Cosa pensate voi? Sì. José Serpa, un finale al veleno con Patrick Sinkewitz. Bene, sì, la gara è stata una volata bellissima e dove ho avuto più forza al finale io e ho vinto. Cosa è successo nel finale di gara? No, non è successo niente, eravamo a tutti. E è stato un po' a ruota io l'ultimo chilometro perché stavo a blocco e bueno, penso che per questo si è incalzato Sinkewitz. È finita con una lotta di spumante? Sì, ora sono con freddo della Madonna perché mi ha messo tutte champagne Sinkewitz sopra. Andrea Pasqualon, dopo Donoratico, un altro terzo posto. Purtroppo un altro terzo posto, comunque un terzo posto buono perché diciamo che ho vinto la volata dietro, per cui speravo appunto la Canon riuscisse a chiudere sui due davanti, sui due di testa, e purtroppo non è stata così. Sono arrivati con pochi secondi, mi hanno detto, però sono riuscito da buon velocista, diciamo, a farmi spazio gli ultimi 50 metri e venire fuori e giudicarmi questo terzo posto.